Nenio, Cassio e Ciccio. Ciccio, Ciccio, Ciccio. Con Lucullo, Fabio e Franco. Franco, Franco, Franco. Capitati in uno storico pasticcio. Ciccio, Ciccio, Ciccio. Come sempre fianco a fianco Ciccio e Franco. E se il passo è Piero Raggio. Vanno fuori gli avversari, van tremare i centurioni e trionfano col cocchio. E trionfano col cocchio, Franco e Ciccio, Ciccio e Franco, e trionfano col cocchio. Con pochissimo dispendio Ciccio, Ciccio, Ciccio organizzano un incendio. Franco, Franco, e alla Roma di Catullo e Cicerone Ciccio, Ciccio, Ciccio. E si bruciano il paglione. E spetta il passo e Piero Raggio. Sì, hanno fuori gli avversari, van tremare i centurioni e trionfano col cocchio. E trionfano col cocchio, Franco e Ciccio, Ciccio e Franco, e trionfano col cocchio. Cassio, Ciccio e Mirmillone. Ciccio, Ciccio, Ciccio. Fabio, Franco, Ferreziario. Franco, Franco, Franco. Manovrati dal potente pollicione. Ciccio, Ciccio, Ciccio. Tinerone il sanguinario. E spetto il passo e Piero Raggio. Fanno fuori gli avversari, fan tremare i centurioni, sì, e trionfano col cocchio. E trionfano col cocchio, Franco e Ciccio, Ciccio e Franco, e trionfano col cocchio. La vasca all'imbrunire Ciccio, Ciccio, Ciccio. Tutto il latte fa bollire. Franco, Franco, e Poppea che dentro ci si è messa la per là diventa Alessa. E spinto il passo e Piero Raggio. Vanno fuori gli avversari, van tremare i centurioni e trionfano col cocchio. E trionfano col cocchio, Franco e Ciccio, Ciccio e Franco, e trionfano col cocchio. Stiamo transitando per quella che fu la culla della nostra storia, l'Appia antica. Beh, per essere antica si mantiene ancora bene, è più nuova della Via Olimpica. E pensare che proprio qui, 20 secoli fa, vissero e agirono i personaggi di questo libro immortale. Satiricon! Che roba è? Il capolavoro di Petronio Arbitro, che ci è arrivato in frammenti, purtroppo. L'arbitro è arrivato in frammenti? Ma allora ci fu un'invasione di campo! Il satirico in frammenti! Quanto avresti bisogno di imparare... lo so che non leggi, ma se vuoi te lo posso raccontare io. No, non parlare, per carità, non mi dire niente! Te lo dico pure in latino! Verboten! Imbecille, mi fai tamponare! Ma perché ce l'hai tanto sullo stomaco questi antichi romani? Perché vestivano in un modo ridicolo! Che eresia, erano elegantissimi! Magari avessimo vissuto noi allora. Il fisico dei Quiriti ce l'abbiamo. Dei cretini? Dei Quiriti! Ah! Io potrei essere benissimo scambiato per Trimalcione. E tu potresti essere preso per Lucullo. Senti, non potrei essere io scambiato per Trimalcione e per Lucullo ci sei preso tu. E che differenza fa? Fa. E poi tu di quello che ti pare. Io gli uomini in minigonna li trovo ridicoli. Ecco. Troppi peli se li dovrà radere, amico mio. Ah! I peli non ci toccano. Piuttosto la vogliamo allungare, questo cavolo di minigonna. Allungarla? La mia tunica! Questo mai, a costo di fare la guerra. Guarda che questo fa la guerra tunica. Sia buono, signor Sarto. Veda, io con le cosce di fuori mi vergogno. Parliamoci da uomo a uomo. Beh, lasciamo perdere.
ci potrei mettere il pantalone sotto. Signori, questa è una festa d'epoca. I costumi devono essere rigorosamente il romano antico. È quello che stavo dicendo, onorevole. Lasci perdere l'onorevole, mi chiami pure eccellenza. Cosa voleva quest'idiota? Lasci perdere l'idiota e mi chiami pure Franco. E a me ci... All'agenzia non vi hanno spiegato il carattere di questa festa? Cosa vi hanno detto all'agenzia? Che lei dà una festa in onore di una sua protetta che ha fatto la comparsa nel Satiricum di Fellini. Comparsa. Voglio per questa notte che sulla mia villa aleggi l'alito di Roma imperiale. Io per alitare alito? Ma noi col Satirico che c'entriamo? Siamo due camerieri. Lo so, ma non ve l'hanno detto che per questa notte diventerete due schiavi? Due stupendi schiavoni. Questo però non ce l'avevano detto. Basta così, preparatevi. Viva la Roma dei Cesari. Viva la Lazio di Lorenzo. Hai capito ora perché ce l'ho tanto con i romani? Perché vestito così mi faccio schifo. Perché prima no. Anche. Voglio vedere tu che non hai letto il Satirico come farai a servire secondo gli usi di Roma antica. Io nell'antica Roma ci ho servito 3 anni dal panzone a 3 stelle. Ma quella non è Roma antica, quella è Roma vecchia. Ah, non so ti chiamo. Io parlo della Roma dei Cesari, Roma imperiale, Roma magna. E quanto magna. Vinum. Sì, domine. Domine, non sum dignus, mea culpa, mea massima culpa. Vinum! Ecum! Scusasse, capo, dispito ci fu. Parla latino. Come? Per 2000 lire al giorno vorreste pure i camerieri poliglotti? Non si absolve, domine. Absolvo te, non amicum tu. Ite ad vinum versandum. Ha ragione lui che non so come si dice cornuto in latino. Sei contenta, mia cara? È meraviglioso, perfetto. Se fosse qui Fellini, diventerebbe pazzo. Per me lo è già. La famosa cena di Trimalcione. Ciccio, metti una pera a cena. Avete visto la mia pupilla? Non è un granché, ma come pupilla può andare. Questa per aver mancato di rispetto al padrone. E questa per aver sbagliato oltre. Questo vino sarà servito alla fine. È un nettare prezioso. Un liquido paradisiaco. Va bene. Ma tu ci credi? Beh, può essere. Io vorrei accettarmene. Beh, per me è un salaparuta. Per me non è neanche sala d'aspetto di una qualsiasi stazione. Dici? Io lo riassaggio. No, anch'io. Lascia. A me. Dammelo. A me. Lascia. Conferisci. Maledetti. Avete causato un danno irreparabile. Beh, non esageriamo, per 2 lire di vino rosso. Vino? Come osate chiamare vino questo nettare degli dèi? Era un autentico Palermo del 57 avanti Cristo. Aveva 2000 anni. Se li portava bene, a me sembrava più giovane. Capo, ma chi volete turlupinare? Bacilli. Stai al gioco. Qui tutto è fatto per tenere fede all'ambiente. Trimalcione, il Satirico, Roma imperiale. Chiedo scusa ai miei ospiti se non assaggeranno il mio Palermo del 57 avanti Cristo. Appellation contrôlée. Ma i 2 schiavi maledetti saranno puniti come meritano. 50 vergate cada uno. Non preoccuparti, fa parte della messa in scena. Sei sicuro? Sicurissimo, è una finzione storica. Ciccio, a me quello là non sembra che finge. Finge. Chi è il colpevole? Quid est reus? Ego non fui. Tu non fui, io fui. Ciccio, fuimmo. Mamma mia. Gali, inseguite quei 2 cialtroni. Ciccio, non mi lasciare. Lo sai che ho paura del buio. Stai calmo. Dammi la manina. Ma dove siamo? Nel Congo? Sì, in Alaska. Se vediamo i far delle automobili, siamo salvi, vuol dire che c'è una strada. Ma io i far non li vedo! Oh. Mi prenderei a schiaffi. Non dovevo lasciarmi influenzare. Meglio influenzati che frustati. Senti a me, Ciccio. E infatti, per sentire te, ecco come ci troviamo. Speriamo di non incontrare un caimano. Che?
Un caimano! Ma che caimano è coccodrillo? Che caimano? Cerca di fare ciccio! Cerca di fare ciccio! Tirami fuori da questo labirinto! Ciccio! Ho un'idea! Senti! Noi dobbiamo trovare la strada, e se troviamo la strada ci sono le macchine, e se ci sono le macchine vediamo i fari. Buonanotte. Grazie altrettanto. Qui, che fai, dormi? Mi hai dato la buonanotte. Sveglia, farabutti. La stradale antica. Ma quanto dura sta festa? Aspetta, fammi riordinare le idee. Stiamo aspettando i vostri comodi. Alzatevi. In piedi! Siamo scappati, eh? Vi aiuteremo noi a trovare il vostro padrone. Adesso faremo un giro per le ville qua intorno. Buona passeggiata. Hai pure voglia di sfottere? Camminate, zozzoni! Avanti! Da un po' di tempo la tracotanza di questi schiavi passa ogni limite. È tutta colpa di quello Spartacus che gli ha montato la testa. Avessero i manganelli, direi che sono i pretoriani di Cesare. E chi è sto Cesare? Chiudete il becco, voi due. Dovete fare silenzio, siete in arresto. Protesto, voglio parlare prima col mio avvocato. Gli schiavi non hanno avvocati e nemmeno giudici, hanno solo il padrone. E il padrone, per punirvi, se vuole, può anche ammazzarvi. Grazie. Sempre efficiente la guardia pretoriana. Grazie. Grazie per avermi riportato i miei due schiavi preferiti, Critone e Cratino. Cretino ci sarà lei. Sì. Ogni tanto fanno qualche marachella, ma in fondo sono dei bravi ragazzi. Sì, però bisogna dare un esempio e lei in qualità di padrone dovrebbe mozzargli un orecchio. Oh. Altro che orecchio, il naso gli mozzerei io. Altro che naso, io... Niente! Perché non si mozza gli affari suoi? D'accordo, qualcosa gli mozzerò. Tenete, l'avete meritato. È per i pretoriani. Ave Petronio. Parli tu o parlo io? Parlo io. Non ho bisogno di spiegazioni. So già tutto. Ieri sera a quella festa c'ero anch'io. C'era anche lei? Ma quella era una festa nella nostra epoca. Certo. E in quale epoca volevi che fosse? Ero a quella festa e so chi siete. Ho mentito ai pretoriani per salvarvi. Se vi avessero portato da Seneca, l'avreste pagata cara per quel po' di vino che avete versato. E poi... quale Falerno del 57 avanti Cristo? Che t'avevo detto, eh? Era un semplice Frascati del 4-5 avanti Cristo. Vino da tavola. Quando hai timori? Ormai siete miei schiavi. Gli schiavi di Petronio Arbi. Quello del satirico. E che ne sapete voi del mio satirico? Non l'ho ancora scritto? E non lo scriva. Pensa che fregatura per Fellini. Ora devo andare. M'attende il mio amico Nero. Vada Franco Nero per qualche comparsato. L'imperatore m'attende. Nerone, non scherza. Ave. Ave, tutta colpa tua con queste storie sull'antica Roma. Mi hai fatto una testa così. Sono fissato. Da dove mi giro giro vedo antichi romani. Ti sbagli, io non sono matto. Eppure mi sta succedendo come a te. Quindi la spiegazione è un'altra. Quale? Se te la dico non ci credi. Stiamo vivendo nell'antica Roma. E no, che non ci credo. E invece è così. Abbiamo fatto un salto indietro nel tempo di 20 secoli. Ma com'è possibile? E che ne so. Ma non sei contento di vivere questa gloriosa avventura in questa Roma antica, in questa Roma imperiale? Ma che me ne frega della Roma imperiale? Camerieri eravamo e camerieri siamo, anzi schiavi e senza sindacati. Sì, ma questa volta abbiamo un padrone importante, Petronio Arbitro. E con uno come Petronio faremo molta strada. Con un
padrone come Petronio, faremo molta strada. È vero, Gigi? Non fare la femminuccia, sei uno schiavo romano. Ma che me ne frega? Svelti, sono in ritardo. Ma in città non si possono fare più di 50 passi orari. Non preoccupatevi, sono amico di tutti i pretoriani vigili di Roma. Ma che succede? Mi sento poco bene. Ho l'impressione di cadere. Pendo tutto da una parte. Ciccio, ciccio. Ferma, ferma. Ma che c'è? Perché vi siete fermati? Si è bucato lo schiavo anteriore sinistro, ma adesso lo riparo subito. Alzati, impingardo! Montate lo schiavo di scorta. Non ce la faccio. Muovetevi, l'imperatore non può attendere. In marcia! Ciccio, ingrana il piede sinistro. Fermi! Non vedete che spirano le legioni? Beh, ma non è una buona legione! Questa portantina pesa! Dottor Petronio! Mi scusi! Io consumo poco, uno sfilatino a chilometro. Dopo questa sgropponata vorrei sapere quando se magna. Io a mezzogiorno, perché Nerone è amante della puntualità. Voi non lo so. Ehi voi, qua con la portantina non ci potete stare. Non avete visto il cartello? Bello, chi l'ha fatto? Non c'è un posteggio riservato alle autorità? A Roma c'è una sola autorità, Nerone. Mi scusi, signor pretoriano, ma allora dove dobbiamo posteggiare? Fate come gli altri. Girate attorno al palazzo imperiale finché non esce il vostro padrone. Mi consente? No, via! Vuol favorire? Via! Guarda come girano. A chi lo dici? Oh, di là. Alzo la freccia. Che volete? Lavaggio e ingrassaggio. Ma di chi è? E questa è una portantina importantina. È di Petronio Arbitro. Ah, sarà fatto. Fa che sia pronta tra un'ora. Noi intanto andiamo a fare un giretto. Sì. Ehi, un momento, e noi che facciamo? Fatevi ingrassare pure voi. Se aspettate Petronio, quando ingrassate. Oh, guarda, che bella. Ciccio, ho bisogno di mangiare. Devo mettere qualcosa dentro lo stomaco. Se non mi scende, mi arriva le calcagne. Abbi e poi fede. Non cammino più con disinvoltura. Qui. Che? Di qua si va agli appartamenti imperiali. Io un'occhiatina gliela darei. E negli appartamenti imperiali ci sono le cucine? Ma certo. Ah, finalmente si mangia, ho fame. Ho capito, Yamos. E che significa? Amuninni, ignorante. Ah, sicolo arabo. Oh, scusa. Sono arrivati due cocchi con rimorchio carichi di latte d'asina per il bagno della divina Poppea. Vado, vado. Tutto a posto. Al primo boccone cadrà fulminato. E tu sarai l'imperatore. Magnifico. Io imperatore. Sì, tu. Ave Cesare. Ah, finalmente ho potuto conoscere questo Cesare. Sì, era proprio lui. Nerone. Ma che Nerone? Cesare. Era Nerone. Nerone si chiama anche Cesare. Ho capito. Cesare di nome e Nerone di cognome. Cesare Nerone.
Ma come ho potuto io con la mia cultura unirmi a un troglodita come te? Taci! Non rompere questo incanto. Ma non avverti il profumo dei secoli? Civiltà alla romana, grandezza alla romana. Saltimbocca alla romana. Sì, ci affidati di me, sono saltimbocca alla romana. E il profumino viene da lì. Vamos! Ciccio, che profumino! Non ho mai visto tanta roba messa insieme nemmeno al matrimonio di zia Concettina! Tavola opulenta! Che me ne frego della polenta! Qui c'è l'abbacchio, le uova, i polli, le mele, l'insalata! Aspetta un momento! Che cerchi? Le posate. Ma quali posate? La grande civiltà romana non conosce le posate. Con le mani si mangia. Dici? Scusami, pollettino mio, se ti do un morsetto. Posate! Niente posate, questo si mangia con le mani. No, voglio dire, posate subito quella roba, sacrileghi. Avete contaminato la merendina dell'imperatore. Guardie! Stai calmo. Ave Quinto. È arrivato Quinto. No, è arrivato primo, l'ho visto io. Questi due svergognati hanno osato alzare lo sguardo sul cibo imperiale. A morte i profanatori! Ecco. Beh, un momento, non prendiamo decisioni avventate. Si tratta di un qui pro quo. Noi siamo qui per prendere la colazione e portarla all'imperatore. Ecco, sì, signor pretoriano. Noi siamo venuti qui per prendere il cibo e portarlo al signor Cesare Nerone. Beh, con Cesare c'è anche il nostro padrone, Petronio. L'arbitro... E se voi ci fate perdere tempo, noi tardiamo. E se noi tardiamo, Petronio si arrabbia. E se Petronio si arrabbia... Quello... mozza. Sì. E allora, cosa aspettate? Muovetevi, cialtroni. Scortate questi due schiavi al triclinio di Cesare. Decisione saggia. Tu dici dunque, Petronio, che devo aumentare le pensioni della guerra etrusca 15-18? Certo, divino. Tanto di quei vecchietti non ne sarà rimasto in vita nemmeno uno. E un aumento fa sempre effetto ai sindacati. E poi non è colpa mia se quei combattenti sono tutti defunti. Basta ridere. E poi, per Giove, dove li trovi i soldi per l'aumento delle pensioni? Aumenta di 10 sesterzi il prezzo della biada. Sì, ma i padroni dei cocchi si arrabbieranno. In 2 anni l'ho già aumentato 3 volte. Sì, è vero, ma come i precedenti dirai che è un aumento temporaneo. Sei veramente una volpe, Petronio. Farò come tu dici. Ma in questa casa non si mangia? In ginocchio al cospetto di Cesare. Sì. Chi c'è il quartetto Cedra? No, inginocchiamoci al cospetto di Cesare. Ah. Servite l'imperatore. Attento, attento, tieni, aspetta, dammi a me, dove? Ecco, sì, scusate, Ave Cesare! Ova Cesare! Prima l'imperatore. E non è lei l'imperatore? Cesare Nerone. No. Come no? Sì, ci hai sentito, è solo Cesare, niente Nerone. E io ti dico che se uno si chiama Cesare è anche Nerone. Ma a me nessuno mi chiama Cesare. Come nessuno? L'ho sentito io. È stato costui, quello lì. Impossibile. Questo è Gaio. E che significa se Gaio? Ma perché per chiamare Cesare lei bisogna avere il lutto in famiglia? Io volevo dire che è Gaio il mio servo. E non può essersi sbagliato. Allora l'ha fatto apposta. Devo supporre che il mio amato fratello si fa chiamare col prenome imperiale di Cesare. Io? Ma come puoi pensare una simile mostruosità, o divino? Divino non ce n'è. C'è sempre l'ovetto, vero? Io non anelo che di servirti come il più fedele dei tuoi schiavi. Viva Nerone! Viva Nerone! Viva Nerone! Ormai è freddo. Mangialo tu. Mangia! Io mangiare prima dell'imperatore? Mai? No, mangialo tu allora. Vai Gaio, mangialo, te lo offre lui. Se proprio non lo vuole nessuno, lo mangio io. Ah no? Questo onore divino deve essere mio.
mangiano. È un ordine. E io obbedisco. Lo mangio. Anche se è duro. Non l'ha digerito. Cianuro! Franco, c'è vento, chiudi la finestra. Quanto sei seccante. Ciccio, non si tratta di vento, si tratta di bora, anzi, di bora bora. Ciccio! Buongiorno, deliziose puelle. Puella significa ragazza. Che bei pezzi di puelle. Vogliamo puellare un po' insieme? Voi mi salvaste la vita e meritate un abbraccio. Sì, però il puello non è la puella. Amici, l'imperatore si è degnato di concedervi la sua benevolenza. Roma vive giorni drammatici e la vita di Cesare è continuamente soggetta ad attentati. In momenti così difficili ho bisogno di due uomini come voi per il mio servizio segreto. Ne siamo felicissimi, ma non potrebbe assumerci a mezzo servizio segreto. Sa, mezz'oretta di libertà ci fa comodo, ci sono le puelle. Che dici? Saremo agenti segreti imperiali. Apparterremo alla più famosa organizzazione spionistica di tutti i tempi. Che significa SIFA? Società Italica Fabbriche Antico Romane. È una copertura. Bisogna mascherare la vera attività del servizio dietro l'etichetta di una società commerciale. Beh, come copertura è abbastanza scoperta. Ave Cesare, che gli dèi veglino su di te. Questo è Tigellino, il capo del controspionaggio. Ti porto due nuovi agenti. Tigellino, che gli dèi veglino su di te. Voi due mi sembrate dei... Grazie, ci ha chiamato dei... Dei bei zozzoni. Ritiro il grazie. Ma sei sicuro, divino, che possano diventare dei bravi agenti? Hanno già dato prova del loro valore. Devo a queste due volpi se non sono caduto sotto il veleno di mio fratello britannico. Addestrali. Ho molta fiducia in loro. Ciao, Leroux. Sembra che Cesare si aspetti grandi cose da voi, eh? Vi metterò subito alla prova. Roma è un focolaio di ribelli. Il malcontento serpeggia nelle piazze. Devo individuare i principali agitatori. Innanzitutto vi metterò al corrente del segno di riconoscimento fra gli agenti del SIFAR. Quando qualcuno vi verrà incontro e vi schiaffeggerà, così, ecco, con questo segno vi avrà comunicato di essere un agente segreto. Ma allora quel signore che mi trovò con sua moglie in un albergo di Catania faceva parte del SIFAR? Silenzio! A vostra volta, per farvi riconoscere non appena ricevuti gli schiaffi, così, voi risponderete: grazie amico. Questa è la parola d'ordine. Su, avanti, proviamo. Dai, sotto. Io? Sì. Grazie, amico. Prego, non c'è di che. Dunque, allora. Mi scusi la domanda, signor Tigellino, ma quanti agenti segreti ci sono a Roma? Circa 300. Perché? Perché se si fanno conoscere tutte e 300 assieme, poi sono io a non essere riconosciuto con la faccia grossa così. Storie, storie. E adesso dovrete svolgere la vostra missione, subito. Posso? Sì. Mescolatevi alla folla. Ascoltate, indagate e riferite su tutti coloro che parlano male di Cesare. Non dubiti! Come argo avrò mille occhi. E io te li seguo uno per uno. Grazie, amico. Prego, non c'è di che. Qui potrete scegliere la roba per travestirvi.
Prima accortezza di un agente segreto è quella di passare inosservato. Ma dico io, perché dovevi scegliere il cappello con le corna? Il travestimento da barbari ci permetterà di introdurci dovunque. Ricordati che i romani rispettano molto i barbari. A barbari! Maleducati! Ciccio, ci contestano! Soletti! Roba da matti, senza qui dentro! Due braccioletta a Muzio Scevola! E che? Braccioletta scottadito. Scevola è quello che si brucia la mano. Ah. Due ricatoni alla messalina. E che sarebbe? Alla puttanesca. Oste della malora! Vengo subito, scusate. Stavo parlando con lui. Ma insomma, si può ordinare un oste della malora! Vengo subito. Sì, un momento, permessi che adesso... Oste della malora! Permessi. Per voi, signor Ost, barbara dei miei calzè. Va bene, signor Oste. Ci porti della pasta con sarde, una frittura di gamberi e calamari, uno di caponata e mezzo capretto al forno. Col cavolo? No, a me con spinaci. No, dico col cavolo che vi porto tutta questa roba. Per voi, barbara, c'è il menù turistico. Se vi va bene, se no, fuori dalla mia locanda. Stai calmo. Ma che calmo? Dov'è? Per voi non c'è. Trattengo. Va bene, ci porti questo menù turistico. A me è molto abbondante. Abbondante. Classica pietanza dell'età imperiale, pasticcio di rane. È tenero come il baccalà. Gustoso come il baccalà. Squisito come il baccalà. Dolce come il baccalà. Beh, tu perché non mangi? Il baccalà non mi piace. Souvenir off de Roma. Ricordi de Roma. La lupa del Campidoglio. A tio regolo dentro la botte. I gioielli di Cornelia, un sesterzio al peso. I gioielli di Cornelia, un sesterzio. Me ne vado? Psst. Mi dia i gioielli. Dagli un sesterzio. E questi chi sono? Cornelia chiamava gioielli i suoi figli, i Gracchi. Ciccio, che Gracchio dici? Non li voglio. Mi dia una cartolina illustrata. Che vuoi? Niente, è un'usanza delle nostre parti. Una cosa barbara. Scommetto che non ha neanche il biglietto della lotteria di Canzonissima. Un'altra cosa barbara. Ma ci sono venuti o ci hanno mannati sti burini? I gioielli di Cornelia. La padrona ha ricevuto il messaggio. Dove sono i due barbari? Bene, agisci secondo i piani prestabiliti. È il digestivo del locale, offre la detta. E la sambuca. Ma io ci voglio la mosca. Ma quella è una mosca vera. Lo si detto tu. E poi chiamano barbari noi. Dai, non essere scortese. Cin cin. Cin cin. Più barbari di così non potevate trovarmeli. Due veri incivili. Primitivi, ottusi. Guarda, padrona, com'è infantile il più piccolo. Tu ti occuperai di quello lungo, all'altro ci penso io. Andate. Thank you.
Franco, la finestra! Barbaro, Barbarello. Barbaruccio, Barbaruccio mio, Ostrogoto. Oh, streghetta, bedamate, anzi bedamatona, chi sei? Tutti uguali, voi uomini. Prima ci insidiate, ci piegate ai vostri voleri e poi ci domandate chi siamo. Dammi una rinfrescatina. Come ti chiami? Chiamami amore, dopo quello che c'è stato tra noi. Perché che c'è stato tra noi? Tutto. Tutto? Ma no. Ma sì. E se te lo dico io, ci puoi credere. E come mi sono comportato? Come un barbaro. Per gli dei dell'Olimpo, queste tue parole mi fanno sentire Ciccio in seno. Vuoi dire Achille in seno? Fidati di me, in certi casi. Ciccio è meglio di Achille. Una cosa non capisco. Com'è possibile che mi sono scordato tutto? Vieni, fammi un riassunto delle puntate precedenti. Scusami, quando uno scolaro non si ricorda, che fa? Ripassa. Ripassiamoci, no. La lezioncina, vieni. Non mi abbandonare, non fare la gattina. Vieni. Purché tu non trovi scuse per mancare ai patti. Ma quale patti? I nostri. Mi hai promesso di uccidere mio marito. Io? E quando? Stanotte, nel vortice del nostro amore. Ma non è possibile. Io non ho mai fatto il mariticida e poi non me ne ricordo. Peggio per te. L'hai giurato davanti a testimoni che mi hanno rilasciato una dichiarazione scritta. E una testimonianza di questo genere ha un'importanza capitale. Perché a Roma chi afferma il falso in una dichiarazione scritta è passibile di morte. Ma allora qui non si fa la dichiarazione delle tasse. Non c'è il modulo Vanoni. Non so di che cosa parli, Barbaro, ma le cose stanno come ti ho detto. O il tuo amico uccide il marito della mia padrona, come ha promesso, oppure, secondo le nostre leggi, sarete voi ad essere uccisi. Ma io che c'entro? Ciccio! Ciccio, indovina cosa ho combinato. So tutto. Mannaggia a Nerone. No, mannaggia a te. Non lo prendi il cappello? E prendo cappello, sì. Dovevi proprio incontrare un'aspirante vedova. No, dicevo questo cappello. Ah. Le corna. Ormai non potete più tirarvi indietro. Trovatevi all'osteria di Trimalcino domani alle 5. Qualcuno vi indicherà mio marito. Ma ricordati che ci sarò anch'io. Cerca di compiere bene la tua opera mortale. Opus mortalis tua. E di Nerone. Ciccio, questo offende. Così? Ha progettato di farlo ammazzare domani alle 5, eh? Sì, Tigellino, tutto come ti ho detto. Popea ha soldato due sicari, una coppia di barbari. Sì, capisco. Ma c'è una cosa che mi sfugge, mia brava Acte. Come faranno ad attirare l'imperatore in quella taverna? Semplicissimo. A Roma tutti sanno che Nerone ha la fissazione di cantare e Poppea ha organizzato da Trimalcino una tenzone musicale. Ah, bene. Non diremo nulla all'imperatore per non allarmarlo. Domani farò catturare i due sicari e li faremo parlare. Questa è la volta che divento ministro degli interni. Bravi! Voi precorrete il mio pensiero. Proprio con questo travestimento vi recherete domani alle 5 in una certa taverna e ivi catturerete due sicari che vogliono uccidere Nerone. Ciccio, ma noi domani alle 5 non abbiamo... Come? Forse voi esitate? Allora non capite cosa vi sto offrendo. Cosa vi offro? Per me è un analcolico. Whisky, sono astemio. Vi offro la possibilità di sventare un complotto alla sacra persona di Cesare. E non ammetto tentennamenti. Il minimo sbaglio vi costerà la pelle. Fregati sumus, vale a dire... L'ho capito pure io. Siamo fregati, Ciccio. Mamma, piantala, se Poppea si vuol fare il bagno nel latte d'agnina, se lo faccia, uffa! Non è per il latte, è per il principio, il popolo ti deride, lo sai che ti chiamano il lattaio? Taci, vecchia megera! A chi hai detto vecchia megera? Beh, credo a te.
e tu permetti che tua madre venga chiamata vecchia megera. È giusto. Poppea, ritira quello che hai detto. Non ci penso neppure. Ritiralo almeno in parte. D'accordo, ritiro la megera. Vecchia. È tutta invidia. Perché tu il bagno nel latte non te lo puoi fare. Acida come sei, diventerebbe tutto yogurt. Ecco, figlio, com'è ridotta la corte imperiale di Roma. Un gingillo nelle mani di una donna dissoluta. Basta, mamma! No! Una volta per la loro patria gli imperatori versavano il sangue. Tu cosa verserai? Il latte? Rispondi! Basta, mi disturbate! Devo studiare la mia canzone. Domani partecipo al festival delle voci nuove. Oh, Cesare, non solo come figlio, ma anche come cantante sei infido. Prima mi dedichi la canzone Mamma, solo per te la mia canzone vola. Poi mi scacci. E va bene, Nerone. Me ne vado. Ma ricordati che di mamma ce n'è una sola. E meno male. Che suocera noiosa. Perché non la fai condannare a morte? Vieni, Neroncino mio, aiutami. Che cos'è, borotalco? No, latte in polvere. Ah, ma allora il tuo è un vizio. Perché, non ti piace una mogliettina tutta latte e miele? Sì, sì, ma la mamma ha ragione, bisogna fare economia, dimostrare al popolo che l'imperatrice non ha le mani bucate. Schiava, questo latte bisogna conservarlo per il bagno di domani. Ehi voi, venite a prendere il latte. Cosa hai detto, gentilissima schiava? Ho detto che dovete prendere il latte. Tutto. Tutto, è un ordine di Cesare. Che strano modo di fare colazione. Usanze della corte. Però a me il latte semplice non mi piace. Aspetta. Fermo! Ordine di Cesare. Con questo caffè ci facciamo un bel cappuccino. Bravo! Bravissimo! Fermo! Ordine di Cesare! Sissio, però questi romani si trattano bene. Brioche, maritozzi, cornetti. Sbrigati che si mangia! Vediamo a zucchero come sta. Mio figlio Seneca, ho bisogno di te. Grave deve essere il tuo travaglio, Cesare, per farmi accorrere dal lontano numero 3131 della via Appia. Quando si ha bisogno di un consiglio si chiama sempre il 3131. Qual è il tuo problema, o divino? Le donne di casa mia, Poppea e Agrippina, mi tormentano, mi opprimono. Illuminami tu, Seneca. Che faccio, ammazzare mia moglie o mia madre? Oh, tua moglie no. Oltre che impopolare sarebbe inutile. Il Senato imperiale sta già vagliando la legge per il divorzio. Sì, figurati, se ne parla dei tempi di Romolo. Ma con un po' di fortuna. Ho deciso. Farò ammazzare mia madre. No, Cesare. Ricordati che i romani sono un popolo di mammisti. Guai a toccargli la mamma. Ma Agrippina è una tigre. Anche se è una tigre, la mamma è sempre la mamma. E come lo faresti ammazzare, mio figlio? Ho saputo che oggi va a cantare in una taverna. Lo so che Nerone canta malissimo, ma non credo che lo ammazzeranno per questo. Mia bella e potente Agrippina, oggi Roma è un covo di avventurieri. Ci sono qui dei relitti umani, dei forestieri che per pochi sesterzi commetterebbero qualunque delitto. D'accordo, ma bisognerebbe averne qualcuno a portata di mano. Io li ho. Basta pagare. 200 sesterzi. Alla faccia. L'anno scorso, quando volevo fare ammazzare Tigellino, mi avevano chiesto 80 sesterzi. Lo so. Ma con l'inflazione anche il costo della morte aumenta continuamente. Va. E se tutto andrà bene, saprò ricompensarti. Sì, uomo. Nella Roma dei Cesare fare il sicario è una professione come un'altra. Se hai giurato di ammazzare il marito di quella gentil donna, ammazziamolo. Ricorda il proverbio, morse tua, vita mea. Sì, ma tu ricordati quell'altro. Chi si fa i fatti suoi campa cent'anni. Lo so, ma quella matrona ci tiene in pugno. Accidenta la matrona. Aspetta. Mi viene un lampo. Il lampo. Ma no, dico, mi viene un lampo, un'idea.
Adesso appena arrivano i barbari, quelli che devono ammazzare Nerone... Li arrestiamo? No, li convinciamo ad ammazzare il marito della signora anziché Nerone. Così Nerone è salvo. La signora non ci denuncia e noi stiamo a posto. Possiamo andare. Stai seduto, imbecille! Attento a Tigellino, è travestito da cameriere e fa finta di niente. Lo vedo. Signor Tigellino, quella! Perché mi ha dato lo schiaffo se l'ho riconosciuto? Sentite, bestie, voi non mi conoscete. Io qui sono un cameriere e voi siete venuti qui per il festival. Chiaro? Chiarissimo, signor Tigellino. Si fa rifare. Capito? Capito. Grazie. Si... Due boccali di rosso al numero due. Il divo Claudio. Claudio Villa, pure qua. Ma no, Claudio Nerone. Ah, meno male. Quirite e Quiriti, buonasera. Per l'improvviso malessere mortale degli altri cantanti ammessi a questo festival delle voci nuove, stasera qui si esibirà un solo artista, ma è quello che voi più amate. Per la sua voce così flautata, per la sua arte incomparabile, ecco a voi Nerone! Per carità, tanto, portami via di nome il turno! Non cercate di evadere, la taverna è circondata. Frenatevi! Frenate la vostra impazienza, Quirite e Quiriti. Appena si sarà proceduto al sorteggio della giuria, il Somma Augusto canterà. Canterà, canterà. Ma non doveva cantare Nerone? Dice che canta il Sor Augusto. Il Somma Augusto è Nerone. Pure Augusto si chiama. Ma quanti nomi ha? Ragazzi, fegato e cervello. Va bene, a me è fegato alla veneziana e cervello con zucchini. No, idiota, non è un menù. Dovete avere fegato e usare cervello. Ma allora lei è un emissario. È d'accordo con quella gentildonna? Avete mangiato la foglia, eh? No, anzi, se ci fosse un'insalatina di radicchio, lattuga o di finocchi da campo. Qui oggi non si mangia. Non si mangia? Si uccide. Quello con la lira è il vostro uomo. Quel bel signore con i capelli rossi? Sì. Scherziamo, ma quello è Nerone. Bravo, buon lavoro. Ciccio, ma tu hai capito chi era la matrona? L'imperatrice. E tu hai capito il tragico equivoco? Siamo i sicari di Poppea. E io che mi proponevo di convincere i barbari a uccidere il marito della matrona anziché Nerone. E noi lasciamoglielo uccidere. E poi li arrestiamo, così facciamo contenti Poppea e Tigellino. Deficiente! I barbari che devono uccidere Nerone siamo noi. Ma allora ci dobbiamo autoarrestare. Come agente segreto, sì. Ciccio, io faccio come compare Doriddo nella cavalleria rusticana. Vado fuori all'aperto! Fermi voi, dove andate? Beh, dentro faceva molto caldo. Ci stavamo spogliando. Venite, presto. Sfogliatevi e indossate questi uniformi. Sarà molto più facile. Però con queste è più facile scappare. Deve essere dei nostri, del Sifar. Ma non mi ha preso a schiaffi. E ringrazia il Dio. Ma che fischiano, che fischiano sti burini? Ma non ti curare di loro, o divino. Guarda, la giuria ti ha dato il massimo del punteggio. Oh, raga, ma io non stavo suonando, stavo solo accordando la lira. Vuoi seguire le tue istruzioni, divina Poppea? I due barbari faranno il resto. Io però non li vedo. C'è molta folla dentro la taverna. Ho parlato con loro un minuto fa. Non ci sarà pericolo che facciano i furbi. Assolutamente no. Quei due potranno fare gli assassini, i sicari, anche i pretoriani. Ma i furbi, mai. Ma se si doveva tornare qui dentro, perché ci siamo cambiati d'abito? Non capite, il posto dei pretoriani è vicino a Nerone. Ah.
cane nero. Cane nero, cane nero. Cane, zozzo, cane, zozzo, cane. Che dici? Cane nero significa in latino canta un Nerone. Cane nero. Seppure c'ho lo scettro nella mano e magno tutto il giorno nel triclinio, me macchio ogni tanto d'assassinio, siccome so romano da bravo imperatore, tre cose c'ha nel cuore, tre amori uniti in una sola fiamma, e sono Roma il popolo e la mamma. Cane! Stai zitto! Ma perché non è un cane? E tu lo fai cantare un'altra volta. Ah. Te l'ho detto che cane significa canta. È vero, qui la gente magna poco. È vero, metto tasse a tutto spiano. A volte prendo Roma e gli do fuoco. Però da buon romano, da bravo imperatore, tre cose c'ho nel cuore, tre amori uniti in una sola fiamma, e sono Roma il popolo e la mamma. Le uniformi a chi le hai date? A due barbari. Che Giove ti fulmini! I barbari, i sicari, sono questi qui. Ho capito. Qua c'è la mano di Tigellino. Sparite voi due, e anche tu. Oh mia Agrippina, il complotto è fallito. Ma non disperare. Tuo figlio ha le ore contate. Già da tempo circola a Roma il seguente slogan. Claudio Nerone, costisoni e costiganti ci hai stufato tutti quanti. Tre amori uniti in una sola fiamma e sono Roma il popolo e la mamma. Quanto è bravo! Non te commuovo! E come si fa? Bravo! Sì! Bravo, fenomeno! Mostro! Canta! Niro, mi signor! Canta, Niro! Hai cantato un po'! Canta, Niro, canta! 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 Ciccio, tu hai detto che i barbari che dovevano ammazzare Nerone eravamo noi. Ma allora quei due chi sono? Due che si faranno ammazzare loro se lo fanno cantare un'altra volta. Ah, amici, a gentile richiesta di queste due anime semplici, vi canterò Ma dette il co! E sei un figlio della tua donna! Allora, chi aspetta? Non la conosciamo, lei è cameriere, noi siamo venuti qui per il festival. Voi siete due deficienti! Questo lo sappiamo. Allora, arrestate i barbari! Salvate Nerone! Pretoriani! Salvate i barbari! Vi ho detto arrestate i barbari! Arrestateli! Fermi! Che state facendo? Oh, mi rovinate tutto! Cosa posso ammazzarle? Tigellino dice di arrestare i barbari, Nerone dice di salvarli, e chi diamo retta? Diamo retta a Frank e Ciccio, ce ne freghiamo di Nerone, ce ne freghiamo di Tigellino e ci togliamo dal pasticcio! Resto sotto il tavolo! Nascondiamoci. Se per calmarli ricominciate a cantare. No, per carità, sarebbe sprecato con questa confusione. I tuoi barbari sono impazziti, Poppea. Li ha mandati in delirio il canto di tuo marito. La colpa è mia, non avrei dovuto sceglierli, barbari, fino a questo punto. Ma allora, tutto è perduto. Non ancora. Una cosa ci resta sempre. L'onore? No, la fuga. Marco Tullio, ho paura. Non temere, qui siamo al sicuro. Tutto è chiaro, svergognata. Volevi uccidere mio figlio. E tu volevi uccidere mio marito.
l'imperatore. Ci siamo anche fatte il drudo. Già, ce lo siamo fatte. Ma il mio almeno è giovane. Questo tavolo è occupato. Miei figli, siete voi sempre vicini nel momento del pericolo. Con voi posso andare anche in capo al mondo. Intanto raggiungiamo la prima porta. Ma sì, col tavolo. È completo. Questo va a prima porta. Passaggio segreto, presto, aiutatemi! Maestà, vi faccio strada. Io pure. Vengo anch'io! Dai! Hai trovato il passaggio? No, ho trovato il muro! Ho dato una capocciata! Sì, ce la spingo! Dove vanno? Non sono io, è il San Augusto! E via al San Augusto di Roma! C'è lo solo sedere così in tutta Roma! È il sedere imperiale! Mia madre, mia moglie, il mio precettore e un centurione non meglio identificato. Che diavolo fate qui? E lo domandi, sommo Cesare? Cospirano contro la tua sacra persona. Stimpuliti! Ma io vi pulisco! A morte! A morte! Dannato Tigellino! È così che mantieni l'ordine in Roma? Che cos'è da rumoreggiare questa plebaglia? Ma non ti preoccupare. Le solite cretinate. Mentre nella suburra manca l'acqua, tua moglie si fa il bagno nello champagne. E si sciacquacciano pure loro con lo champagne se manca l'acqua. Tutte scuse per non lavarsi, ti zozzoni. A morte il matricida! Cosa hanno detto? A morte il matricida. Allora ho capito bene. Tigellino, tu mi nascondi la verità. Questa non è una cretinata. Agrippina è morta, eh? Non la puoi mica resuscitare, no? Eh no. Ma sento puzza di ribellione. Credo che dovrò ricorrere al mio unico sistema per blandirla. La lira! Oh. Chiama i miei figli agenti segreti! Sì. Gli agenti segreti dell'imperatore! Presto, presto! Tutta vita, Nerone, eh? Donne e champagne. Miei prodi, siete pronti a rischiare la vita per il vostro imperatore? No. Come no? Chi ha detto no? Tu hai detto no? Sì. Ecco, ha detto sì, siamo pronti. Nerone ha deciso di decretare una punizione contro la nostra Roma. Una punizione contro la Roma? Petronio, arbitro venduto. Ho deciso di distruggere questa città che ormai è diventata un covo di pezzenti e di ribelli. A voi, incendiate Roma. Cominciate dandovi fuoco al foro. Ma che fai, ignorante? Nerone intendeva dire fuoco al foro di tutti i romani. Peggio! Ma tu credi che i romani si lasciano incendiare il foro? 242. Vai. 243. Ma tu pensa a un ragazzo come me che voleva fare il ragioniere? Viene in Roma antica, che gli fanno fare? Il segario, la spia, l'incendiario.
Smettila, ma non capisci che con questo gesto passeremo alla storia? Secondo me passeremo un guaio, ma se bisogna farlo, facciamo. Dai. Ma nemmeno un Prospero sai accendere, dammi. La notte noi giriamo. Chi è? Qui, guarda, la statua della libertà. Chiediamo il piacere a questa gentil donna. Mi scusi, signora, ci potrebbe dare un po' di fuoco? E perché no? 100 sesterzi. Ma come avere un po' di fuoco? 100 sesterzi. Voi non immaginate che fuoco vi do io. Mi scusi. Ciccio, per me c'ha la fiaccola sotto il moggio. Allora che facciamo? Pagala. E pago. Ecco. Ecco, certo. A me la fiaccola. Ma tu guarda quanto costa incendiare una città. E quando la incendiamo con questo? Ci vorrebbe un po' di benzina. Non credo che troverai benzina nell'antica Roma. Se è per questo, dopo le 7 neanche nella Roma moderna. Senti, in fondo alla strada ci deve essere un distributore. Vogliamo provare? Qui, nella Suburra. 64 d.C. un distributore di benzina. Sarà metano, ma io il distributore l'ho visto. Vieni. Ma guarda con chi dovevo capitare io nell'antica Roma. Vieni! Che ti dicevo? Ma si tratta di fieno. Per l'incendio va benissimo, basta che secco. Lo mi scusi, è secco? E come no, vedo il super. Ci faccio il pieno. Insacca prima tu, che dopo insacco io. Ecco. Ecco, Eri, rientri. Ora io, eh? Ora io. Ecco. Basta così. Quant'è? 8 sesterzi al chilo, sono 320 sesterzi. Ma fino a ieri costava 7 sesterzi al chilo. Ma come non lo sapete? Il governo l'ha aumentato d'un sesterzio a causa del terremoto dei Pompei. Oh. Uè, via, questo fuocherello è nostro. Oh, e io mi credevo che era il fuoco di Vesta. Via, sbamba! Chi è sta Vesta? Una dea che bisogna tenerle sempre viva una fiamma. Ah, ho capito, la dea del Pipigas. Ma dico, la vogliamo incendiare questa città? Incendiamola! Dai, pieno, ancora una manciata, dai! Ciccio, piano col fieno, siamo in riserva! Li senti? Sì. Fuggere nel cest. E che significa? Scappare! Vengo! Ciccio! Che ci fanno se ci pigliano? Ci linciano. Applicano la legge di Lynch. E che è sta legge del Lynch? Una specie di legge del Menga. Menga! Processo penale a carico degli schiavi Critone e Cratino. Accusati di aver dato fuoco a Roma, bruciando alcune case e alcuni giudici. Pure i giudici si sono bruciati, e a noi chi ci salva? Petroni, ha ingaggiato per noi il più grande avvocato di Roma. E chi è? Cicerone. Lui, sì. Presentamelo. Avvocato Cicerone. Avvocato. Un imputato. La parola all'accusa. Roma è stata incendiata. Ed ecco i rei. Gli imputati che qui vedete hanno le stigmate dei delinquenti abituali. Avvocato, ha sentito, si opponga. Tuttavia, dietro questa apparenza truce si nascondono due bonaccioni. Presidente, mi oppongo. Ma no, opposizione adesso, prima. Ma l'ingenuità e l'inesperienza non sono attenuanti per la giustizia. Chiedo pertanto il massimo della pena. 2000 sesterzi di multa, interdizione dai pubblici uffici per anni 5 e morte per decapitazione. Silenzio!
La parola alla difesa. Grazie, signor Presidente. Ma che avvocato ci hanno dato? È un avvocato di grido. E allora gridasse, perché se parla... Signori dell'acco! Dell'acco! Signori dell'acco! Avvocato! Adesso lo aiuto io. Scusate, è cosa nostra. Avvocato, vuole dire signore della costa? No! Signore della cooperativa? No! Della confraternita? Della cocozza? No! Della corte! Ce l'abbiamo fatta! Della corte! Di dietro a ognuno di questi due uomini! Avvocato, stringa, eh? Si c'era un papà! È il valzer della Traviata. No, un padre di famiglia. E pertanto mi rimetto alla clemenza di questa corte. Ho finito. No. Nessuna clemenza per gli incendiari. Se nell'animo dei giudici sussistesse ancora un dubbio, l'accusa chiede di produrre un testimone a carico. Chiamo a testimoniare l'imperatore della città eterna, Claudio Nerone! È la mano del cielo che ci manda il nostro amico, siamo salvi! Vi chiamate? Vostro onore, se questo mi dice tutti i nomi che ha, facciamo domani. Claudio Nerone. Professione? Claudio! Imperatore di Roma. Giurate di dire la verità? Tutta la verità? Nient'altro che la verità? No. E allora, non alzate la mano destra e non ditelo, giuro. Procediamo. Conoscete voi questi due biechi figuri? Mai visti prima di ora. Ma come mai visti? Sei fatto agente segreti, guardia del corpo, maggiordomi da palazzo. E ora dici che non ci conosci. Silenzio! I due loschi straccioni hanno dichiarato in istruttoria che l'ordine di incendiare Roma l'hanno ricevuto da voi. Considero questa asserzione un'infame calunnia. E raccomando alla corte la massima severità nel giudicare questi due miserabili schiavi che, oltre ad aver distrutto l'urbe, insidiano ora l'onore del loro imperatore. Sto filius di patri ignoti, che significa? Lo so che significa. Ciccio, è il momento di dirci addio. Io ti dico addio e ti dico cretino, deficiente, imbecille, bestia, ignorante. Ma perché mi mortifichi così? Come perché? Hai firmato la nostra domanda di grazia con il segno di croce. Come beh? E tu fai vedere la croce a Nerone, ma non lo sai che ce l'ha a morte con i cristiani? Era fatale che la nostra domanda fosse respinta. Condannati. Condannati. Condannati? Siamo noi. Presenti. Condannati. In ossequio alle leggi di Roma, vi sono offerte due possibilità. O morire decapitati, o andare al circo. Ciccio, ho sentito bene. Hai sentito bene. Mi scusi, signor pretoriano, in questo circo ci sono i leoni. Naturalmente. E allora ci dia due bolzonesse. Ma dove siamo? Al circo. Ma io non vedo né i pagliacci né i cani ammaestrati. Cretino, siamo al circo Flavio, dove combattono e muoiono i gladiatori. E noi che ci facciamo? I gladiatori. I gladiatori! Fatti sotto! Fatti sotto! Ma io me la sto facendo sotto!
buona morte a tutti. E non tenerlo sempre in bocca. Il patereccio vuole il caldo. Il medico ha ordinato acqua bollente. Si facesse sbollentare lui, io ho già male abbastanza. Hai fatto condannare a morte la manicure? Ma certamente. Ma che domande? E adesso che gli succede a quel poveraccio? La sua vita è nel dito di Cesare. Vuoi dire nelle mani? No, nel dito del pollice. Guarda. Forchettata! Ma perché Cesare fa sempre col pollice così? Perché se facesse col pollice così, il gladiatore sconfitto sarebbe salvo. Ma allora perché non fa sempre col pollice così? Perché lui è così. Così? Cui nudo è? Beh, ci facciamo un sonno? Avanti altri due! Acqua bollente, dai retta al medico. Gladiatori, attenzione! La coppia numero 2 si prepari ad entrare nell'arena. Ma che sistemi sono questi? Una bollicciata di Nerone e sei morto. Ah, se tutto fosse un brutto sogno. Se è un sogno, questo è il momento di svegliarsi. Franco, dammi uno schiaffo. Sì, insomma, che dici? Con tutti gli schiaffi che ho preso io nel Sifar, dovrei essere sveglio e soffrire di insonnia. Ma io non ho preso nessuno schiaffo, quindi può darsi che sono io che sogno. E se sogno posso svegliarmi. E io? Muori nell'arena. Ancora. Ancora. Più forte. Bravo. Bravo. Non ti facevo così aggressivo. Sono cose di famiglia. Ti farò combattere con Taurus. Taurus? E chi è Taurus? Questo ragazzo. No! Non ci sarebbe uno più piccolino! Un pesamosco, un moschino, un insetto, una pulpa! Microbo! Microbo mi sta bene! Microbo sei tu! Va a combattere con Taurus! No, sono figlio unico! Scusi, lei viene ai funerali? Sì, sì! Beato l'amico tuo che combatte con Taurus! C'ha una bella fortuna! Voi dite? E cominciamo col saluto. Buongiorno, signor Taurus. La signora sta bene. I gladiatorini vanno a scuola. Con le armi il saluto. Io saluto così. E io saluto così. Addio. Fermati. Fermati. Ho saputo adesso che Taurus è un gladio obiettore di coscienza. La sua religione gli vieta di spargere sangue. Sei sicuro? Sicurissimo. Non può spargere sangue. No, attaccalo, attaccalo. Ci penso io. Dai. Dai. Vattene via, ragazzino, potrei farti male. Io faccio finta di niente, vai. Adagio. Le armi! Ti uccido! Sì, ti uccido! Vai benissimo, se continui così forse potrai salvarti. Ma che dici? Nerone concede la grazia soltanto a chi ha dimostrato eccezionale audacia. Ah, audacissimo sono. Cercherò di non farti del male. Ti colpisco. Preparati. Adesso ci penso. Prendi questa. Amoruccio, ti fa tanto male il polliciotto. Mi fa male vedere questo schifo di combattimento. Però anche il patereccio non scherza. Arriva questa acqua calda. Sta bollendo, divino. Dai, attacca, Nerone ti guarda. Ma che faccio? Ma come che fai? La vuoi la grazia? Colpiscimi. Posso. Devi. Forza, dai. E forza. Prende.
alzati! No, non mi alzo più. Siediti tu. Ah, ho capito. Tu vuoi morire, eh? Ah, no, non lo puoi fare. La tua religione te lo vieta. Non puoi spargere del sangue. Ah, è vero. Io non spargo sangue. Strozzo. Ui, non dire parolacce. Strozzo, nel senso che strangolo. Stai attento al pollice di Nerone. Figurati se Nerone fa la grazia a te. Rispetta il regolamento. Ma brucia. Pensa, Muzio, scivola. Scotta! Io non so quale divinità ti protegga, ma senti a me, fila prima che ci ripensi. Ma chi gliel'ha fatta la grazia a quello lì? Ma tu, divo Augusto. Mi sono proprio rimbecillito con sto patereccio. Ai! Era la bellezza di 7 anni che non graziava più nessuno. Spero che non abbiate scordato la tradizione. Ricevere la grazia di Cesare è un avvenimento che bisogna solennizzare. E solennizziamo! Sì. Offra da bere a tutti! Non è abbastanza solenne. Ti batterai con Spartacus. Ma allora è una solenne fregatura. Non facciamo parzialità. Io ho già gladiato, Nerone mi ha graziato e aspetta qualche altro a combattere, non voglio dire chi. Se questo mirmillone allude a me, dirò subito che io sono un reziario e Spartacus è un reziario. Dicevo, come si permette di interrompere la nostra conversazione? È chiuso? Sì, sì. Ma allora il mio amico non ha capito che non ci possiamo battere per legge. Che legge? La Corte Costituzionale. La legge sul divorzio, sull'adulterio. Reziaria, mirmillone. Ma cosa dici? Potete scannarvi benissimo. Ma gli farà del male. È la legge. E non ci lasceremo mai più. E mortati, stiamo io. Giù la posata. Quale posata? Il forchettone. Ma quale forchettone? No, guarda il dito di Nerone. Quale dito? Il pollice. È giusto, il regolamento, la Costituzione lo dice. Guardare il pollice di Nerone, se recto o verso. Guardare, guardare. Ma se Nerone te graziasse, offenderebbe tutti i gladiatori di Roma. E tu guarda che ci rimetti, che ci rimetti. Guarda, alzati. Pollice recto. Se lo guardi bene, sei un po' sgonfiato. A me non pare. Continua con i bagnoli, intanto vado a farti preparare dell'altra acqua calda. Claudio Nerone, te cascasse il pollicione. Che gli rodi a Spartacus? È il solito contestatore. Te sei beffato da noi, servando la vita a quei due artroni codardi. Andiamo. A quella monnezza dei gladiatori. Andiamo. Alzati. Gladiatori, Cesare ci ha lanciato la sfida e noi la raccoglieremo. Scappare, eh? Qui c'è l'uscita di sicurezza. Venite! Venite avanti, fiduciosi! Non abbiate timore dei leoni! Avanti! C'è uno scherzo! E Petronio? Non abbiate timore dei leoni, li ho fatti rinchiudere dai miei schiavi! Bravo! Seguitemi! Di qui, presto! Andate, salvatevi! All'uscita troverete un cocchio! Seguite il cunicolo! Di lì! Di là! Cunicoli, cunicola! Iammo, iammo!
Ciccio, credi che riusciremo a salvarci? Sì, col cocchio. Frusta. Vedi se arriva qualcuno. Attento, c'è una buca! E che te frega, mica è nostro il cocchio! Ah, fermi i cavalli! Deficiente, come li fermiamo i cavalli? Col freno! Ma come faccio a frenare? Qui non c'è il freno! Frena lo stesso! Oi, oi, Ciccio, frena! Ciccio, frena! Frena! Un carrettino della malora. Ma non c'era davanti il muro della villa di Seneca? Quale Seneca? L'onorevole, quello che ha dato la festa per la sua pupilla, che era pure l'amante di Poppea. Seneca, l'amante di Poppea? Sei tanto ignorante da sveglio, ma in sogno ne sai più degli storici. Perché dormivo? Visto che hai sognato gli antichi romani, ti conveniva stare sveglio e ascoltare me, che avevo incominciato a raccontarti il satirico. Ma lo vuoi capire che per due come noi, col lavoro che facciamo, la cultura romana è la base? Due bucatini alla Giulio Cesare, uno sobbuca alla Caligola. Marciano i bombolotti imperiali? Marciano, marciano. Pronto il filetto alla gladiatura al sangue. Sergio, il conto al 21. Ma sei proprio testardo. Ma te lo fai scorciare o no sto camicione da notte? Sì o no, eh? Ma perché è lunga? Mi arriva sul ginocchio. E all'inglese. È la moda. Tutto bene? No, tutto male. È da mezz'ora che siamo qui e dobbiamo ancora incominciare. Clienti come noi che veniamo sempre vanno curati anche la domenica. Io la domenica starei a casa. Un bicchiere di latte e via. Vado a sollecitare in cucina. Il giradito va meglio? Ma che? Mi ha dato certe fitte tutta la notte? Mi dispiace. Permesso. Ti dispiace. Alfredo? Prego. Ma togliti la caramella, sono io. T'avevo detto di non dargli quel tavolo. Ieri sera il commendator Brambilla ha litigato con Franco perché gli ha urtato il dito malato. Figurati, pretendeva che lo licenziassi. Beh, non ce n'era un altro, ma ho provveduto. Serve Ciccio a quel tavolo. Ah, bravo. Voi non ci crederete, ma non sono riuscito a far licenziare la manicure. Poi vengono a parlarmi dei tempi moderni, ma io se fossi vissuta ai tempi antichi, una come quella lì, ma la facevo condannare a morte. Adesso capisco perché le piace questo locale. Lei si sente l'anima di un Nerone. Grand'uomo quello, te il dirimi, anche se era romano. Ma il sottoscritto in quella Roma là avrebbe fatto il Nerone meglio di Nerone. Perché il Brambilla non va mica tanto per le lunghe. Viene in un ristorante, lo fanno aspettare mezz'ora. Cosa fa come dottor Brambilla? Ci ha fatto tutti i camerieri, i cuochi e ale. Tutti al Colosseo, tutti a combattere, tutti a morte. Un ristorante così se fosse a Milano... A chi i bombolotti imperiali? All'imperatore! Al Nerone! Scappa, Ciccio! Corre, non ti voltare! Fermati! Ma almeno prendiamo l'autobus! Sei matto! Questo va al Colosseo! Cassio e Ciccio. Ciccio, Ciccio, Ciccio. Con Luculo, Fabio e Franco. Franco, Franco, Franco. Capitati in uno storico pasticcio. Ciccio, Ciccio, Ciccio. Come sempre fianco a fianco Ciccio e Franco. E sento il passo e Piero Lazio. Fanno fuori gli avversari. Fan tremare i centurioni. E trionfano col cocchio. E trionfano col cocchio, Franco e Ciccio, Ciccio e Franco e trionfano.